Tutti. Allora, in questo video vorrei parlarvi di quattro prodotti top che appunto mi stanno piacendo tantissimo di questo periodo. Come sempre troverete giù nell'info box i link delle review di questi prodotti che ho fatto sul blog in modo da trovare i prezzi e gli inci con i pallini. Vi ricordo inoltre che sono aperti sul mio canale due giveaway e vi lascio il link tra le schede giù nell'info box per chi volesse partecipare. Allora, parto con i prodotti. Il primo prodotto che vi mostro è un prodotto che ho ricevuto a Natale ed è questo Coco Scrub, appunto uno scrub per il corpo di Alchemilla. Allora, è un prodotto, a parte il packaging che è elegantissimo e anche al tatto mi piace un sacco, è un prodotto che mi sta piacendo molto. La profumazione è una profumazione dolce, sa di cocco, ma io ci sento anche un po' il cioccolato. Scusate per lo swatch, ma ho appena registrato un video e quindi mi è rimasto. Comunque, è appunto una cremina abbastanza solida, non è liquida, con all'interno dei granulini. Io lo applico a pelle asciutta in modo da avere uno scrub più intenso. Se però a voi piace uno scrub un po' più blando, basta bagnare la pelle. E mi piace tantissimo perché ha tanti 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 granulini e quindi scrubba molto bene la pelle senza però aggredirla o irritarla. E lascia la pelle morbidissima, molto liscia. Mi sta piacendo tanto. Io lo sto utilizzando 2-3 volte a settimana e mi sto trovando veramente molto bene. Non va a seccare la pelle, però comunque dopo aver applicato questo prodotto, in ogni caso una crema corpo è bene applicarla perché non è idratante. Però è veramente ottimo, lo utilizzo su gambe, cosce e glutei con un bel massaggio, ci sto un pochino, e poi anche un po' sulle braccia, sul décolleté, lo utilizzo un po' su tutto il corpo, perché appunto basta, per avere un effetto un po' più leggero, magari sulle zone un po' più sensibili, basta bagnare la pelle e andarci un pochino più delicati con le mani. Però appunto è un prodotto che può essere utilizzato secondo me da tutti i tipi di pelle e può essere utilizzato in tutte le parti del corpo. È un prodotto veramente ottimo, ne basta pochissimo, quindi questa boccettina da 250 ml secondo me dura un bel po'. Tra l'altro è un prodotto vegano, certificato IAB, è nickel tested e ovviamente non è testato sugli animali. E ve lo consiglio perché mi sto trovando veramente molto molto bene. Un altro prodotto che mi piace tanto è questo balsamo corpo all'iris di Timiama. Ed è appunto, questo qua mi era stato regalato da Fior di Loto al Sana, ed è appunto un balsamo corpo che dopo aver fatto la doccia, sempre in doccia a pelle bagnata, si applica appunto questo balsamo facendo un bel massaggio e dopodiché si risciacqua. Allora lo trovo molto comodo per i viaggi in palestra, quando appunto uscite dalla doccia non abbiamo tanto tempo da dedicare a noi stesse. E quindi appunto si fa prima. E è un prodotto anche utilissimo per chi è un po' pigro nell'applicare le creme per il corpo, perché comunque siamo in doccia e ci si mette veramente in secondo. Non lo lascio in posa, io massaggio e dopodiché sciacquo. Qua c'è scritto che può essere utilizzato per i bambini o per le pelli molto delicate anche come bagno doccia. Io questa cosa qua non l'ho provata, anche perché non fa schiuma, quindi non l'ho utilizzato in questo modo, ma l'ho utilizzato appunto come balsamo idratante per il corpo. La profumazione è molto buona. Ci sento l'iris, ma io non so perché mi ricorda quei liquori che si utilizzano per bagnare i dolci. Non so perché, però mi piace tantissimo. E c'è da dire che se qualcuno, per chi ha una pelle veramente molto secca, dopo una crema ci vuole. Se invece avete una pelle normale o lievemente secca, secondo me questo qua può bastare e dopo non importa applicare una crema. È una cremina appunto che non, di una consistenza ottima perché non è né liquida né solida, è bella soffice, bella morbida, lascia la pelle morbidissima, idratata, liscia, vellutata, setosa. È un prodotto che mi sta piacendo tanto, è il primo di questa categoria che provo e devo dire che mi ha soddisfatto, non mi ha deluso.
Altro prodotto che mi sta piacendo tanto e che sono quasi alla fine è questo shampoo di natura estonica. Questo qua è uno shampoo per dare volume. Io l'ho comprato su Bio Emporio Natura. È una boccetta da 400 ml e gel, è veramente molto denso. Io l'ho utilizzato sia diluito che puro. In entrambi i casi comunque bisogna sciacquare molto bene i capelli. Non è una cosa veloce, ecco, insomma bisogna un attimo sciacquare perché appunto siccome è denso altrimenti i capelli rimangono sporchi. La profumazione è una roba, secondo me, goduriosa, è veramente buonissimo, veramente buono, un odore da spa buono. Fa veramente tanta schiuma anche diluito, non va a seccare i capelli, non va a aggredire il cuoio capelluto, non va ad irritare o a creare pruriti, lava molto bene senza appesantire i capelli e dà un leggero volume, quindi adattissimo per chi ha capelli lisci, fini come i miei. Però può andare bene secondo me per tutti, non crea quell'effetto crespo, non crea l'effetto paglia, quindi i capelli non si annodano. Mi sta piacendo veramente tanto, tra l'altro i capelli durano puliti per tanti giorni, quindi è un prodotto promosso e probabilmente ricomprerò, anche perché è un boccettone che io sto utilizzando da tipo 6 mesi e sono qua, quindi anche un ottimo rapporto qualità-prezzo e quantità, perché costa poco, dura tanto ed è un ottimo prodotto. E quindi niente, io questo qua ve lo consiglio, si trova più che altro su internet, su Emporio Natura, su Eccoverde, più che altro si trova ecco su internet, però è un prodotto che se vi capita vi consiglio assolutamente perché è fantastico. L'ultimo prodotto di cui vorrei parlarvi è questo Deo Roll-On al tè verde di Natura Amica. Questo mi è stato inviato con una collaborazione, però io ho utilizzato e finito un altro Deo Roll-On sempre di Natura Amica, però quello neutro. Allora, io con gli spray mi sono trovata un po' male, nel senso, adoravo il deodorante, ma il packaging no, perché si andava ad intasare la pompettina e era inutilizzabile. Il roll-on invece non ha questo problema, quindi ha tutte le cose ottime che aveva, che ha lo spray, il Deo Spray, però non si intasa, quindi fantastico. La profumazione è molto buona, è unisex secondo me. Io non ho una sudorazione eccessiva, non ho problemi di puzzo, ecco, però io lo applico la mattina e arrivo alla sera e sono tranquillissima. L'ho iniziato a utilizzare in estate, poi l'ho stoppato per provare altro e l'ho ripreso adesso e mi sono trovata bene sia in estate che in inverno, quindi è un prodotto ottimo. Non va a macchiare le maglie, si asciuga in fretta, ne basta veramente pochissimo e dura molto. Tra l'altro il prezzo non è chissà cosa di eccessivo, è senza alcol, parabeni e alluminio cloridrato ed è testato al nichel, quindi ottimo, 75 ml e un PAO di 12 mesi. E quindi niente, anche questo è un prodotto ottimo che vi consiglio. Se siete alla ricerca di un deodorante con buon inci, magari da supermercato, e state facendo varie prove, io questo qua ve lo consiglio assolutamente perché è buonissimo, veramente buonissimo. Soprattutto per chi non ama le profumazioni troppo forti nei deodoranti, questo qua è ottimo. Quindi questo era il mio ultimo prodotto. Fatemi sapere se voi avete provato questi prodotti. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!